Io che purtroppo lo chef ha scoperto che non è capace a cucinare, perciò l'ha lasciato a me in mano. E qui e qui se volevi rispondere non rispondi più, non rispondi più. Mi ha lasciato in mano il telefono. Allora, cucino io per te. Per favore entrate in posizione. Non c'è una prova audio, quindi mi parlate col tono che sareste dopo. Al mio via. Con me non fai agitato. Potete andare? Via. Allora, via, dobbiamo parlare come dopo. Okay. Quindi così dovrebbe andare bene in teoria, no? Il tono di voce mi sembra abbastanza più alto, lui. Ok, vediamo, sentiamo un attimo. Sai che ho pagato per i fumi secchi che dai? Tu! Ma scusa, non mi vuoi dare il cibo. Allora, via, via, dobbiamo parlare come dopo. Ok, quindi così dovrebbe andare. Che sembrava che io fossi fumi. Tieni, tieni. Chef. Allora ragazzi, partiamo dal presupposto che io non fumo. Ciao. Siamo in live e a coscio. No, lo metto qua per terra. No, lo metti per terra. Oh. Vediamo se ce la si fa. Ragazzi, backstage del mio YouTube. No. Basta che lo alzi. Si può alzare ancora di più? No, se tu lo metti basso qua davanti invece. Non funziona, fa un... No, no, per alzare. Si può alzare ancora? Sì, guarda. Esatto, tutti quella dentro, per favore. Perché c'è le camere, cara? Ma li mettiamo a bagno questi, ora lo facciamo dopo. No. Vedi che non ho ancora l'acqua che ho messo su. Sì. Sarebbe uno dei tre piedi. Non è più porta. Ah no, questo è aperto. Oh, va bene, così va bene uguale, così leggiamo. Ah ragazzi, se non vi inculo, è perché sta registrando un video. Aspetta, che lo giro così. Ok, l'ho spostato. No, ma... rifate la prima prova, parlate. Allora, la prova come prima, dobbiamo parlare. Ragazzi, cioè... ripeto, io non fumo. Lui non fumi, sei sicuro? Al massimo picchio le persone. Allora io me ne vado, ho paura. Mi sembri grosso. Okay. Sembri però. Ragazzi, faccio palestra. Fa palestra lui, io vado via. Che non mai, vedi, già mai è primo. Primo. Numero uno. Io, boh, non so cosa c'è scritto. Richmond. Ok, mi sembra buono. Richmond, ragazzi, era la squadra di Nazum Eleven. È vero. La Richmond. Brava, che pare stati da fuori, dai. No, bravo, no, tranquillo. Spacca pure la telecamera, cazzo, c'è un regalo paga Starbucks. Questo non si vede nell'inquadratura qua? Azzumiamo un pelo. Ma è meglio che sia centrale. Ok. Senza giacca. Con la giacca. Con la giacca. Ragazzi, indovinate la gioca. Minchia classe, vedo un botto. Devo fare il giro. Quindi si è invertita la situazione in realtà rispetto agli altri video. In che senso? Sarà lui a spiegare a te. È giusto, sei tu l'allievo. Devi andare, Claudio, devi andare di qua sul bagno. C'è la giacca. Dove c'è il bagno? Non fai il video con la fascia da primo capitano. Guardate che foto sia. 8 e mezzo, rigorosamente. Tu lo dai in mezzo, l'altro. Rex. Poi quando stai, quando iniziamo le riprese, vai di lì perché fino al computer si vede. Anche io. Dai tu. Ma e mezzo, cioè, perché hanno avuto meno aiuto di te. Non capivo, cioè, adesso non devo comprare un nuovo. Sposta col bicchiere più in là. No, non fumo, hai capito? Grande. Ho spegno la sede. Sta iniziando. Spengo. Tutto io nel centrale. Ah ragazzi. No, è il tornello centrale. Ripetete. 33 trentini. No, 33 coccodrilli. No, no, trentini. Guarda il fornello. Non c'è. Vedi così in mezzo. Olè. Tornello centrale. Ma perché si sembra sportissimo? Figa, fra, guarda, è piena di ditate. Guardano le alici. Com'è che si chiamava? Aspetta, da. Spengo. Quello di Zelig che faceva le canzoni. È giovane lui, amore. Non l'ho mai visto Zelig. 10 anni fa. Vedevo con radio, però. Una magra consolazione, però va bene lo stesso. Dai. Vabbè, niente. Quando c'era tipo... Dimmi se è ok. Urca, Ruffini, tanto tempo fa, come diceva Colorado. Una delle prime, come no, sì. Quando Pucci, Nervidoro, Pucci, Pintus. Pucci mi fa spaccare. Gli anticorpi. Pucci mi fa spaccare. Cioè, quello lì faceva. Anche Pintus è bravo.
India, ma solo uno c'era. Minchia, vedi? Ah, no! Allora. Sì. No, quando c'erano tutti e due c'era scassato. C'ho mai detta parodia. Io qua sono a posto con il fuoco. Ti vedi? Sono... Tira! Più... io la zoomo leggermente. Di esposizione sono a più uno. Ma non so. Quanto sei di ISO? 1250. Sì, quant'è che è GPL, quant'è? Accendiamo quello sale, ragazzi. GPL 29. Sono sempre a più uno di esposizione. E diaframma? 5,6. Sali a 6. 125. Sali a 6. La prossima volta facciamo il diaframma. Sali? Cazzo, a 6 e 3. 6 e 3. Ah, la cosa qua. Dovresti essere a 0. 6 e 4 sono. Sono a 0. 6 e 4. Cazzo, il diaframma è 6. No, non 6 e 4. Sono a 800 di ISO, il diaframma metto a... aspetta che non riesco. Ma scherzi, è meglio. Non solo le puoi utilizzare, sono meglio. Perché tu. Sono a 0.3. Te l'ho spiegato quando cucini che va fuori il fumo. Un 125esimo. Se tu ce l'hai sotto vuoto. 800 no, di rimane ISO. Tutto lì, quindi in realtà. Mi sa che devo togliere la finestra dall'inquadratura, Cla. Perché? Se no viene bruciato fuori. Vabbè, fa niente. Fa niente, bruciamo anche tutto quanto. Bruciamo la cucina. Tanto io non fumo. Ma io nemmeno fumo. Allora ragazzi, il prossimo che scrive qui stanno a farmi vedere, io entro nel telefono e mi picchio uno per uno. Perché lui è uno che picchia la gente. Stronzo. No! È cattivo. Ok, io l'ho fatto partire. Fai partire? Questa l'hai settata? Quella no, ho settato questa. Ragazzi, vedete il YouTube in diretta? Si sente subito la voce di Claudio. La voce di Claudio. Ah, Cariddi mi ha scritto. Ah, Dani. Figlio, ma sai come ho mangiato la pizza più buona della mia vita? È impossibile, non te l'ho fatta io. A Varese? Dove? Magari te l'ha fatta mio cugino. Perché non zoomo quando c'è? Al Caralis. Caralis. Con la K. Caralis. È un ristorante sardo, però fanno una pizza spaventosa. Ah, se ne avevo 20.000 del cazzo che me la fastidio da solo, però sembra tipo il gatto pardo dentro, fighissimo. Dov'è che è? E quindi... Ah, è Varese, sì. No, a Uboldo. Sì. Non so perché ho fatto il fuoco. Zoom, su di loro, però. Bella, bello il cornicione. Cioè, devi seguire Angelo Mondello, no, per scegliere le pizze. Lui anche fa spesso giudici alle gare, eccetera. No, è questo che zoom. Ha aperto queste pizze, si chiamano Nuvole. No, ma senza un cornicione, una pizza pazzesca. Ah, non ti fa il zoomino per vedere il fuoco. Cosa che vuoi, la crema di broccoli affumicata. Questa cosa è strana. Già mi scordo. Facciamo uno da Gerla, specchio del Trentino. Chef, fai partire. Chips di Bradaiola. Yup. Ho aromatizzato, ma era una pizza devastante. Poi questo qua con carte 11 euro. Quest'altro. 11 euro. 11 euro. Niente. Vabbè che è un boldo. Cioè, fai partire. Sta Claudio. Devi far partire l'audio su PC. Che se passo io tiro giù tutto. Io qua sono già due minuti che sto registrando. Sì, vieni. Spegni la cancella. Aspetta che la cancella. Vedi l'audio si prende. Anche quella spegni la riaccendi. Che? Ragazzi, io ho le stringhe per scappare. Questo sembra tutto tranne una stringa comunque, te lo dico. No! Queste qua tipo sono le... Ragazzi, perché... Le stringhe delle crepe. Allora, crepe. Lanciamo anche qua, perché su ogni video c'è una sponsor praticamente. Crepe. Se vuoi, io ti indosso tutte le stringhe che vuoi. Me ne mandi 100 pacchi, io me le prendo. Ah, Chuck. Sotto. È tremato il bicchiere nel frattempo con questo Chuck. 3, 2, 1. Chuck! Si gira. Si gira? Allora ragazzi... Cioè, è una cosa che deve partire così. Sì, sì, sì. Sai come io rompo i piatti, no? Oggi... Bravo, cazzo, così la faccio pure io. Bravo, sete. Ragazzi, quanto avete sete? Ah, no. Nessuna sete? Nessuna fame? Qualcuno ha sete, ragazzi? Non spacchiamo niente. Avete sete? Uffa. Peccato, spaccare era comodo comunque. Ok. Possiamo iniziare il video? Possiamo?
Sicuro? No, casciugo, lasciugo sul caldo. È bello, asciugo, allora, ti pare? Presentati. Mi presento io? Allora, io mi chiamo Federico Lozio, sono uno chef e oggi lo picchio, forse, perché è grosso, lui picchia la gente. Quindi, no. Faccio palestra, ragazzi, si vede. Si vede? Sì. Ma che grosso che sei. Poi tipo... Tu, foto. Foto, fai... così. Esatto. Veloci? Mi era mal di testa. Però, così, adesso facciamo incazzare Claudio, fai tipo... Trrr, così al giro. E poi le lanci così anche le forze. Figata, non ci ho pensato. E niente, come ti pare? Così. Che noi sciallo, eh sì, certo. Tanto ragazzi, siamo anche nel Twitch lì, quindi tipo lì, quando guardiamo un po' lì è perché... È perché siamo lì. Sì. Se guardi lì sei lì. Allora, quindi alla fine... Come dobbiamo fare oggi? Oggi facciamo il contrario. Tu insegna a me. Ah, perché di solito sei io che insegna. Di solito io insegno lui, oggi mi insegna a me. Oggi io gli insegno, perché l'altra volta lui mi ha insegnato a spadellare, no? Saltava... Cosa saltavi? Non mi ricordo più, la pasta o i funghi. Saltava con la pasta. Dopo faccio vedere una cosa. Quindi, cominciamo. Vai. Vado io, vai te. Tu devi imparare. Scusa, ti devo dare un voto, devi cucinare. Dobbiamo far arrabbiare lui con... Bello tutto, eh? Ma magari diciamo... Manca la pasta. Cioè, manca la pasta, manca l'acqua, manca la pentola, l'altra pentola, l'acqua i coltelli... Per l'acqua non serve. La prendiamo da lì. No, guarda. Ah, bastava dirlo. Adesso voglio vedere, guarda. Che ci vuole? Hop! Anche con la pasta, allora. Ragazzi, una pasta 4 stelle. È tipo gli hotel. Mica pizza e fichi. Adesso fa partire la canzone Mica pizza e fighi di 13 Pietro. No, no, ragazzi, questo mi qua di vedere abbastanza. Top. Presenta. Cioè, allora, ragazzi, pasta. Canapa castagna senatore Cappelli. Dr. Chef si chiama. Capite? Capite, cioè, questa è una pasta molto particolare. Adesso noi siamo così. Allora, rifacciamo poi. Devi. Quindi ora facciamo pentola, padella, allora, e ciotola. La pentola vediamo che tanto facciamo. Yes. Sì, no, per l'acqua per i funghi dici? Sì. Ok. Allora, la mettiamo. Guarda che ti faccio adesso, se spacco questa qua mi fanno un culo così, ragazzi. Aspetta che mi lascio. Oh! Per un attimo ho pensato che me l'avresti spaccata dietro e mi avresti fatto prendere un sacco di paura. Bravissimo, ragazzi, cioè, pronti? Senza neanche dirlo. Pronto? Paura io dei botti. Op! Applauso. Cioè, avete capito perché al contrario oggi insegna lui? Di solito uno che fa ste cose. Anni di barista. Vedi, tutti siamo partiti da lì bevendo. Poi ci veniva fame e abbiamo iniziato a cucinare in pratica. Allora, io apro intanto se sei d'accordo. Sì. Oggi sono i coltelli professional. Allora, ragazzi, se più i coltelli sono scadenti, meglio viene la ricetta. Esatto. Se volete esagerare, quando andate per bancarelle, quelli che vengono a 3 o 4 euro, è perfetto. Esatto, un dettaglio particolare importante è il manico colorato. Colorato. Se avesse anche la punta stondata proprio. Sì, ma noi abbiamo... Ce l'abbiamo con la punta stondata? No, però abbiamo abbiamo un coltello che è... Per le fragole, no? Sì. Bello, da uomo e da donna, no? Sì, quello perché noi non facciamo, cioè, facciamo distinzionare. Un po' ti invidio, eh. Sì. Poi se proprio vogliamo esagerare abbiamo un mestolo, ragazzi. Se vogliamo esagerare abbiamo un mestolo, anche questo è molto carino, che roba. Guarda, ragione. Questo volendo lo usi anche in spiaggia. Sì. Ma che bello. Vai il castello. Ma che bello, tutto colorato. Meraviglioso. Perché è una cosa professionale che non ci piace. Allora io questi li metto qua. E lì ci facciamo la pasta. Tanto ci andò con la pasta, quindi 3, 2, 1. Accanto, ragazzi. Come dicevo prima che io insegno l'altra volta, oggi comunque. No, scusa se mi devi sempre ripetere le cose. Un attimo, allora dov'è? Signora del paesino di merda dove siamo, allora. È impossibile che io entro nel tuo negozio e tu non sapevi che dovevo comprare dei funghi secchi.
Io entro, trovo un cartellone così, oh, giuro, un cartellone così, con attaccati funghi secchi, sto, fungo porcino secco, oh, non ce l'ha mai avuto, giuro, non ce l'ha avuto, tutto il gesso, non ce l'ha avuto dentro, c'è una fisica apposta. Ragazzi, ho pagato più un pacchettino così, 200 grammi di funghi secchi, che le salsicce. Adesso, a me non ce la faccio la coglione, ma adesso in culo a me pure sui funghi secchi. Beh, insomma, è un fungo pregiato, dai, porcino. Oh, giuro, non ce l'ha mai avuti quella lì, non ce l'ha mai avuti. Oggi che sono andato io ieri, hai compensato con gli altri. Ragazzi, ho preso una foresta qua a fianco. Questi li abbiamo raccolti in giardino. Sì, saranno anche nocivi tanto. Probabilmente sono velenosi. Sì, vedi questi piccoli. Sì, allora quelli tienili da parte, li mangiamo dopo se la ricetta non viene bene. Così mettiamo la coppa ai funghi. Quindi cosa dobbiamo fare? Cominciamo o non cominciamo? Io aspetto te. Aspetti me. Ciao. Allora, intanto servono altre ciotole. Dobbiamo pulire i funghi e prendere i coltelli. Coltelli? Pulire questi. Prendiamo i coltelli. Prendiamo i miei che è meglio, che tagliano. Cioè, ve li apriamo così proprio. Oppi, e uno ce l'abbiamo. Un altro, prendiamo un altro più grosso così, per sicurezza, non si sa mai. Oppi. Ma due maghi siamo proprio, si vede. Sì, sì. Da piccolo, sai come mi chiama mio nonno? Ho paura a saperlo, però no, dimmelo, ti prego. Non lo so nemmeno io. Non l'hai conosciuto. Allora, ma tu cosa fai? Mi sposti le cose, io vengo di qua e tu le metti di là. Allora è un gioco. Allora io... Dimmi cosa devo fare. Tu ti occupi di questo e io di questo. Ma dove devi metterlo dopo quelli fatti? Allora, li devi mettere da parte, quindi... Sì, prendi una ciotola. Ragazzi, grazie a... C'è qualcuno che fa le ciotole? C'è qualcuno che fa le ciotole. Una volta che c'è una sponsor delle ciotole, ma in realtà no. Beh, c'è uno che fa ciotole che ci sono in tutte le case. Sì. In alluminio, in acciaio. Tutti ce le hanno. Tranne voi. In effetti. Grazie. Allora. Vediamo anche quel piatto, questo è il mio marchio di fabbrica. Ce lo spaccavo, ragazzi, di più perché non era voluto. Iniziamo. Per una volta non era voluto. Con questi coltelli, ragazzi, ho paura, perché se faccio così mi taglio anche... Mi faccio tipo... i peli. Fai la barba con quelli. Sì, perché... Ok. Allora. Sì, ragazzi, hai coltelli che non tagliano letteralmente un cazzo. Ma la ricetta non la vogliamo dire. La facciamo vedere alla fine. Ma sì. Affari loro, se la guardano così. Affari vostri, cioè... c'era il programma televisivo. Esatto. Si chiama così il programma televisivo. Affari vostri, sì. Mortacci vostri. È nuovo. Questo è quello che diranno a noi che non abbiamo detto la ricetta, che adesso siamo sparati tutto il video per sapere di che cosa stiamo parlando. Questo si fa così, vero? Non mi ricordo bene. Murra, fagli vedere Murra come si fa. Non ho neanche guardato e non ho neanche andato, infatti. Dica. Allora, perdonami, a me serve di qua, forchette. Non ce l'abbiamo. Immagino. Mangiamo quelle mani di qua. E olio, sale. È successo un casino? Lascia stare. Niente? Vieni. Hanno rubato gli ulivi? Cazzo! Cosa è successo? No, raga, aspetta un attimo. Manca l'olio. Ragazzi, anche qui olio da meno di 2 euro. 1,50 euro più buono viene. Questo è il migliore del mondo. Sì, vero? Sì. Consigliato... Ma è come... Le merendine, no? Come quando fuori piove, no? Tu prendi le merendine di sottomarca? Sì. Sai la mia teoria, no? E c'è 8 volte lo zucchero che c'è nella merendina normale, perché fanno schifo in realtà. Però devono compensare con lo zucchero. No, più zucchero c'è, più è buono. Quindi sono finito di comprare, mi ho mangiato una porcata dolce, no? Andare in palestra lo fa intelligente, avete capito? Si vede, senti che perle veramente compensano con lo zucchero. Ragazzi, se volete dei consigli nutrizionali, ditemelo. Praticamente aprite una bustina di zucchero uguale, perché se prendi una merendina che costa 1 euro la scatola, chissà che cazzo c'è dentro. Adesso disco il Mac.
Adesso? Lì siamo al McDonald's. Oh, cioè, si vede che sei grosso. Dimmi che parte! Perché le cose accadono nei momenti migliori. Ragazzi, ma chi te? Cioè, cazzo, no, chi no, se la ricorda? Ma te non eri neanche nato. Ah, ma questa è una canzone? Luciano. E quella è la di chi era? Questo, cos'è che hai detto? È una canzone. È una canzone? Io pensavo che era un remix che hanno fatto. È una canzone? Cazzo. Cioè, L'amour toujours di Gigi D'Agostino. Ah, ma... Ah, quella la conosco, ma minchia, non sembra quella lì, eh. È quella, l'amour toujours di Gigi D'Agostino. Cioè, io avevo ancora i capelli, ero biondo, andavo a ballare la domenica pomeriggio, si andava, ero piccolino. Facciamo la domenica pomeriggio? Quando noi avevamo 13 anni, 14 anni, così si andava la domenica pomeriggio, io non me lo ricordo mica. Che bei tempi quando avevo 14 anni. Sì. Tipo 4 anni fa. Quindi, adesso ti faccio vedere come si picchia le persone, vuoi scoprirlo? No, ma noi qua picchiamo solo i funghi. Voi? Questi cretini. Questi porcini. Brutti porcini. Allora, intanto, non so se avete notato la forchetta, più la usi, no? È una cosa molto... Ma perché noi in Stardust ci teniamo alle cose di qualità? L'inclinazione è importante, va già per la ciotola. Sì, è tipo è come la spatola quella lì con... Beh, però guarda, è comoda usata così, eh. Vedi? Cioè, alla fine... come si dice, non tutti i mali vengono per nuocere, no? Vedi? Alla fine gli abbiamo dato la forma della ciotola. Ma che comoda. Sai chi diceva questa cosa qua? Un pirla, di sicuro. Mio padre. mi dispiace. Sai che chi cazzo è proprio il cancello adesso? Chi è che sta? Chi è? Cos'è? Allora, Pepe, bello come hai ordinato. Ti piace? Qua. Sì. Fantastico. Ma perché noi qua teniamo anche all'ordine? Pepe nero. Allora. Pronto. Sei un po' troppo. Un po' di pepe. Ma cioè tu l'hai mai mangiata la pasta così? Con la ciccia cruda? No. Ma perché a me fa un po' senso. Sì. Ti giuro. Un po'. L'ho già sentito quando non sapevi della parmigiana. Le altre cose no, perché io non lo so. Sì, la parmigiana non l'ho mai mangiata anche lì, per esempio. Sapevi? Non l'hai mai mangiata. Sì, sai perché si chiama parmigiana? E poi il parmigiano manco c'è. Infatti non si chiama per parmigiano, infatti ha una G sola. Si chiama parmigiana perché a Palermo le... come si chiamano? Le persiane, sai? Che hanno tutti i listoni messi uno sull'altro così. Sì. Quelli si chiamano parmege. E quindi avevano inventato questa cosa, avevano preso il nome dalle parmige che sono gli strati della persiana. Una storia di merda. Lo so, fa schifo. Infatti l'ho raccontata apposta durante questo video, cioè, perché volevo un po' rovinarlo. Cioè la carbonara già c'era una storia dietro un po' più figa sul nome, carbone, cioè chi dice che... No, per le parmigiane per le parmigiane, mi dispiace, si vede che sai quelle che tu fanno la videosorveglianza. Ah, le telecamere più. Esatto. Sì, perché tipo io in America sono la CIA, l'FBI. Ma va, cioè, qua c'è la sciurapina, la signora Maria. Cacciate, cazzo. O se no giù c'è Assunta. Ma sai che tipo qua sono... Ma veramente? Sta succedendo di tutto. Sì, no, ma te, no, te non gente che telefona, gente che grida, allarmi che suonano, macchine che rubano, prendono fuoco. Ma sono questa cazzo di cosa? No, ma tipo poi è pieno di gente che fa così, eh. Durante... Sì, di ma perché così è più divertente, no? Nel primo video che ho fatto, stiamo cucinando, sogniamo, cioè a un certo punto vedo la telecamera che quindi casca per terra. C'era il corriere, non so, il cancello è chiuso, eh. Era passato dal cancello e stavo con Paco così, ragazzi c'è un palco da ritirare sulla porta. Dice, ma ragazzi, il cancello era chiuso, cazzo è passato questo? E tu dice, vabbè, dai, ci può stare, non so, non mi ha fatto, però vabbè. Oh, 10 minuti dopo. E lui, no, tranquillo, ho le chiavi. No, poi 10 minuti dopo,
stavo cucinando, sento la signora che fa, ma c'è Christian? Faccio, ma c'è? Ma fa, oh, c'era una signora qua sulla finestra, così che ci guardava. Qua sulla finestra, che così? È di sorveglianza quella. Se vai in Calabria, se vai in Calabria, voglia, è tutta così la video sorveglianza. Ogni due angoli ci sono due fuori così, che ti guardano e aspettano. E fanno tipo... Ma voglia. A certe ore della notte fanno anche la sicurezza, quindi buttano pentole di acqua in testa a chi grida. Senti, eccetera. Da me c'era una che buttava il piscio dei gatti alle persone. Sì, sono... Urca? Buona? No. Ci credo. Fa proprio schifo. Quindi sto mettendo mezz'ora per fare due funghi, se ti sei notato questo. Ah, ma tranquillo. Sì. Tanto non abbiamo fretta né io né loro, nessuno. Piano, 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 non tirarlo via così forte. No, si rovinano tutti dopo. Dopo si incazzano. Cioè? Diventano dei porcini arrabbiati. Esatto, dei porci. Schifosi. Dai, manca l'ultimo tra poco, vedete che ce la facciamo. Piano, non correre. Mamma mia, ma che... Per favore, Luca, smettila con queste peripezie. In che cazzo passi? Concordo, per una volta sbagliato. E non aveva neanche lo skateboard. Che bello, no, ma prima stavamo parlando, vediamo, ma io qua ci fermo, c'è un po' lo schermo che andava avanti. Faccio, che cazzo? Ma ferma, passate così. Sì, ragazzi, sono le... Beata lei. Il sale grosso? Di, sempre qua di grosso non sono io qua. È sempre qua, però tu non sali, quindi. Sì, invece. No, mica! Mi sbattivo! Però tu non sali. Iron Man. Sono arrivato. Allora, giusto. Comunque... Anche perché sennò l'acqua tra poco finisce. Ok, stop. Ci devo stare con... Ogni 20 minuti circa facciamo ripartire le riprese. Ragazzi, c'è come il panco, ma ci devo stare con... Certo, l'audio. Vabbè, usiamo quello che mi sento. Chef... Mi sto pensando anche l'audio. Mary, no, chi è? Chiudete la porta per favore. Chiudete per favore. Sì, sì, esatto. Tempo di caricarlo e poi lo facciamo ripartire. Aspetta che mettiamo un po' di acqua. Siamo? Io se lo faccio andare. No, aspetta. Che... Ah, ok, non so. Faccio questo qui. Chef, questo. Ma devo partire per favore. Io non fumo. Poco. Che devo fare? Poco poco. Devo partire un altro. Quando vuoi. Togliete l'ometto da lì per favore. Dal microfono blu. Vado? Con il basso a sinistra. Chef, togli l'ometto. Grazie, grazie. Comunque ragazzi, era... Dove andiamo? Ristartiamo? Vado. Allora, mi si chiama il piccolo. Quella è la partita. Forma larga, è quella che la discerna soprattutto il contatto con la telemetria. Ok. E di chiamarli appena puoi. Dimmi di darsi una mossa e faccio, oh, vedi che sta lavorando. Quando vuoi. Si gira. Ciao. 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 Bastardi. Guarda che ti faccio. Sai, effetto ninja, sono venuto a fare piccolo. Però il coltello lo tagliavo. Ma anche quello secondo me è un po' piccolino. Sia il fungo che il coltello. What the? Ma tanto non lo prendi, quindi che problema c'è? No, adesso... Vuoi provare con un'anguria che è più semplice? Poi voglio la tecnica di Shaolin, tutta la musica cinese. Ma lo faccio. Sai come si chiama? Vuoi provare con questo? Sai come si chiama il cinese più bello che c'è in Cina? Non vedo l'ora di sentirlo. Sono uscito una cagata. Ma questa l'hai assaggiata, cagata? A proposito? Io assaggerei un po'. Che mi fa senso a me. Ma prova poco poco, solo la carne. È buona. Però allora questa non si tira perché è molto importante, vedi? Questa è la nuova forchetta da ciotola. Occhio. Voi non lo so se lo vedete, ma non ci va neanche vicino proprio. Cioè proprio c'è un metro. What the? Esatto!
sempre tu. What the? La tagliata, se, ho rotto la tagliata. Ragazzi, first try, la prima volta. No, vabbè ragazzi, ma che bello. Ho tagliato. Il termine giusto non si può dire, sarebbe... Dimmi sua vecchia. Che l'hai scappucchiato, insomma. Quindi non è giusto, esatto. Riva, e dopo averlo fatto sì. Ok, allora qua bolle i funghi, dobbiamo metterli a cucinare. Sai, tipo questo chiodo imparato stanno un mese che non mi riesce a dire. Mettere la fascia imparato. Mettere la fascia, dici? Cioè, non riuscivo, cazzo. Prima vediamo, ma... Allora, intanto qua io toglierei un po' di roba, tu cosa dici? Direi che quando il piatto... Ragazzi, vi do un consiglio bella casa. Quando il piatto è sporco, non lavate, lo metto per terra, almeno lo pulite e basta. Esatto, vedi, è sempre da pulire però. Buttalo fuori, non so di niente. È vero, cazzo. Ragazzi, lasci poi. I piatti fuori, in strada. Ma che roba? Allora, adesso, cosa facciamo? Dai, un po' lo sai, secondo me un po' lo dovresti sapere. Allora, devo anche dare un voto. Ah, devo tagliare i funghi. Per esempio, cominciamo dalle cose semplici, esatto. E poi? Allora, ragazzi, usiamo sempre i tagliatelle belli. Oggi non ci voglio vedere quello che fa schifo, non ci voglio un cazzo. Mi è messo sincero, in verità. Hai detto cazzo? Dopo il fungo dico magari uno. Cazzo, è vero, cazzo. Cazzo. Porca miseria. Ragazzi, guardate che bello questi coltelli. Guarda. Non sto facendo pressione, immagina su. Se lo facevo col mio, dopo tipo... Cadue. Salendo. Salendo. Esatto. Con le dita, no? Che sparo funghi, cazzo. Niente. Allora, occhio, che prendo l'aglio. C'è qua, vedo. Occhio, visto il cieco. Sai che sì? È un prodotto tipico sardo, aglio? Ah sì? Aglio... Lo dicono sempre in Sardegna. Ti giuro? Bah! Oh, è vero, te lo giuro. O conosco dei sardi sbagliati, però sardi di tutto il mondo. Perché ci sono giusti? Mi sto confondendo da solo, comunque sì. Allora, anche due spicchiettini d'aglio magari. Ma il rosmarino non l'abbiamo preso. Non me l'hanno mai insegnato. A prendere il rosmarino? Sì, è dentro. Là dentro. E niente. Deve venire un attimo dietro di voi a prendere una cosa. Sì. Facciamo tipo Spider-Man, guarda. Dai che prendi il rosmarino. Vai che ce l'abbiamo. Sarà molto divertente. Vai che ce l'abbiamo, vai che ce l'abbiamo. Vai. Non è molto buona questa cosa, vero? Ho flippato il trucco per terra. Allora, cioè, dobbiamo aggiungere una ragnatela. Ce l'ho prima. Che fai? Perfetto, bellissimo. Adesso non vedo l'ora di vedere il montaggio. Allora, sto mollando, mi fai una sega. Allora, qui accendiamo intanto. No, qui. Ma sti funghi? Ma sai che tipo da piccolo giocavo a Tekken? E dovevi giocare a Fruit Ninja, magari ti avrebbe aiutato di più. Cazzo, serio? Ma perché mio padre mi comprava il telefono, sto sponso. Sì. Quindi... Se vuoi ti faccio conoscere il mio. Io ero l'unico che tipo alle medie non studenti col telefono, tutti così. L'unico con Nokia del cazzo, quei tastini. E poi ho capito che in realtà Nokia era molto utile, perché se lo sbattevo col telefono mi arrabbiavo. Si rompeva il pavimento. Io ho preso il primo telefono che ho avuto, era Wappi, si chiamava. Wappi? Sì, Wappi. E che telefono è? Era così, Wappi. E la prima volta che mi è cascato per terra avevo spaccato in mille pezzi di pavimento o il telefono? No, il telefono. E quindi ho provato ad aggiustarlo.
Ma non ha funzionato questa cosa. Mi hanno detto devo comprarlo nuovo. Tu pensi che io quando ho chiesto a mio papà il telefono ed ero alle medie, tipo, mi ha detto bene, mi ha mandato a lavorare nei campi a 2,50 euro l'ora, ok, a innestare aceri. E poi mi ha regalato il telefono. Allora, carabinieri, mi avete rotto il cazzo. Carabinieri, ambulanze, allarmi, un sacco di suoni ci sono qua. Sì, ma... Meni. Cosa? Vuoi dire il picchio? Non lo sapevo, glielo chiedo. Guarda. Senti adesso che figata, Ta 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 ta! E uno fatto. Allora, pinze, siamo molto disorganizzati oggi, vedi? Ma è colpa del fruttosio, è pieno fuori. Vedi, è la stagione allora, avevano ragione a dirmi di stare attento in questi momenti. Lo sai che ieri mio amico è morto? Per il fruttosio? No, fuori era pieno di luppoli, è un casino, è successo un casino. È iniziato così anche un mio amico? Sì. Brutte storie comunque. Aspetta, un momento all'altro, è un casino. Vero, io non me la sento più di cucinare, ti dispiace se ce ne andiamo. Facciamo un po' di casino, tiriamo i piatti fuori. Basta, ciao, via. Tolgo anche questo da qui, via. E poi andiamo via. L'ultima cosa. Però. Vero. Allora, io metterei i funghi, non è che li tagliamo, li lasciamo lì, ce ne vediamo. Ma sono timidi, non volevano farlo. Lo so, per questo che ho detto mettili tu. Gli diamo il coraggio. Ustionato sulle sulle braccia. Ma in realtà sto fingendo, dentro sto morendo tipo. Vedi, allora mettiamo la pasta, cominciamo, io direi. Butta la pasta e gioca insieme a noi. Butta la pasta, no, butta pure il secondo, acchiappa la pasta. Allora la tua sono hop hop vai. No, devi Devo farlo. Oh! Dimentico vai. Oh! Così? Ma, di qua. Di qua? Vai. Vai. Oh! 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 Pino! Oh! Basta! Okay. Oh, hai rotto! Oh, porco! Allora, apriamo la pasta. Ciao, raga. No, ciao. No. Ma se lo facciamo così, vedi? Ovviamente le leggi di Marti, poi il pacchetto si rompe per verticale. E la pasta. E poi dopo entrano in gioco anche dei diversi D. Sì, dopo ci sono tutta una serie di imprecazioni che naturalmente arrivano. Però devono essere D o diverse categorie. Guarda, ti potrebbe stupire la mia fantasia in tal senso. Sì. Sì, sì. Perché le cose vanno fatte bene, no? Quando si fanno, perché giustamente. Lo fate mini! Non si scherza. Quanta fanno qui? Io? Ne mettiamo un po'. No, mettiamola tanto, voglio dire. Esatto. La pasta è mia, scusa. Esatto. Tanto ne voglio dire. Allora, prendo la palettina del mare? Sì, dai. Sì, non c'è l'altra. Sì. Però mi sa che non ci tieni. Mi serve questa. Ok, questa canola deve essere. Usiamo tutte e due, ma che ce ne frega? Allora, spicchio d'aglio, qua ci sono degli ospiti. Guarda! Questo piccolino mi sembra... Ragazzi. Arrivano così. Animali anche, vedi? Draghi. Questo via, non serve più. Fuori, ricordati. Questi ti volevo dire, tranquillo, li giro io prima che si bruciano, sì. Non ti preoccupare. Oh, oh. Vale. Aggiungerei i porcini io quasi. Li giro anch'io. Sì. Gira, gira, lasciala un po' girata, poi prendi le mani e falla saltare. No, lasciala un po' girata. Soffio. Soffia. Spegni le candeline, sì. Guarda, come cazzo è Naruto? Bastardo. Naruto. Non me l'hai insegnato. Vedi come siete Naruto. Io non c'era neanche Naruto. Noi guardavamo Dragon Ball. Anche io vado a Dragon Ball. Certo. Ma strizzo? Mi puoi accendere questo? Sì, un po' sì. Ragazzi, perché sempre in Starbucks, mi raccomando. Noi siamo per le cose semplici.
quindi non va questo, quindi facciamo così. Esatto, immaginavo, cioè lo sapevo ma non avevo l'accendino. Cioè, vedi, vivere nella foresta l'ha aiutato tantissimo. Adesso ha sviluppato questa tecnica di sopravvivenza unica nel suo genere. Quel bastardo di Tarzan, mi ha lasciato la sua vita. Oh, pensa se non ti lasciava manco Jane ogni tanto. Mi ha lasciato la... Che cazzo si chiama la scimmia? Cita. Cita. Ecco la cichita, la banana. Cita, cichita. Adesso mi è morto, no? Sì. Le banane... Ti sfugge niente. Allora, abbiamo anche il colino. Adesso non usiamo questo. Colino. Lì no. Ok. Bene. Allora, tu sai che adesso qua cosa dobbiamo fare? Cosa devi fare? Perché sennò il moto me lo do da solo. Poi non è. Qua a sinistra, guarda. Vedi? Bravo. Non devi guardare con la destra, guarda. Proviamo con la destra. Op, op, ecco. È che... Tutti fuori. È che non me l'hanno insegnato la preghiera. Gente che è scappata dalla casa proprio perché gli andavano pezzi di funghi. Funghi volanti. E lì a lanciare funghi. Perché se adesso noi facciamo così con i funghi volanti, c'è qualcuno che avrà un problema dopo, giusto? Mi sembra di capire. È molto vai, importante. Vai, vai. Fai il mago dell'editing quando vuoi, vai. Io monto tutto, il mio sopra. Allora, mi serve quell'acqua lì. Dobbiamo metterla qui. Facciamo così per filtrarla, eh. Ma anche con calma se vuoi, non c'è problema. Mica si brucia la pasta. Oh, ieri uno qui c'è morto, l'ho visto, un film. Sicuro? Allora fallo piano, eh. Di più? Sì, anche un po' dentro se vuoi. Ancora. Ma io comincerei con questa, tu che dici? Ormai sei un esperto. Forse questa la possiamo... Anzi, guarda. Agganciamo un po'. Mi spegneresti questa fiamma perché sicuramente con l'attenzione che ho in questo momento... Allora, lì io ci metterei per esempio del vino, se ce l'abbiamo o se abbiamo no... il nostro Valdo Biade. Là dietro. Sempre. Ragazzi, a me perché non va. E allora? Dobbiamo tutti e tre. Ok. Allora, togli il fuoco. Comunque, sono bravo. Devi stoppare l'audio ancora. Sono bravo con la sinistra. Fra, io mi guardo davanti lì come era. Hai visto? Profondo. Sì, vabbè, tanto. Comunque, abbiamo deciso di fare 4 pezioni. 1, 2, 3, 4. Uccello. Vabbè, oggi ce l'hai con me, non ho capito. Ma che ti ho fatto? Ma perché tu? Ma... E il caffè no? Dove cazzo è il vino, chef? Chef, qua il vino non c'è. La prossima volta vengo organizzata. Chef, qua il vino non c'è. Ma che cazzo, brucia. Sotto, non c'è? No. Vabbè, possiamo tagliare il caffè di stanno. Dov'è? Ragazzi, devo tagliare... Aspetta. Devo tagliare... Lì sotto non c'è qualche vino, magari. Così? Lì non c'è del vino? Lì dentro. Tranquillo, guarda, guarda se c'è. Che se c'è è meglio. Così uno lo versiamo e uno lo beviamo. C'è? Penso lo manda la... No. Mi passi un bicchiere di plastica poi? Ma io non fumo. Amore, non c'è il colino qua? No. No, io ho messo il... C'è la sam... No? Niente? Ristartiamo? Sì. Bisogna far ripartire anche l'audio. 3, 2, 1, 3. Allora ragazzi, qua. Aspetta. Partito tutto? Si spegne. Allora. Faccio palestra. E dopo la forchetta, voglio dire, c'è anche tutto io. Perché tutto un set di posate... un po' astratto. Esatto, adesso il problema è così. Allora, qua il vino lo metto io. Ciao. Si sparisce, non si gira. Allora, questo lo faccio io. Guarda.
Ragazzi, vino. Vino rosso. Io la chiuderei così. Se avete il tavernello è meglio. Esatto, perché il tavernello dà quel gusto, vediamo. Va bene anche per l'insalata nel caso. Ti faccio. Esatto. Secondo me quasi ci siamo, però qui io dico faccio che manca vedere, il sale. Faccio vedere che lo so fare. Non dico manca. Tutto sa fare. Sale. Adesso c'è sale, quindi. È salita. Prima mancava. Mettere questo. La mamma è stella, perché? Sì, no, vai. Le smette, quando ce l'hai fatto, no? 5 mi sa. Da 2,5? 2,5, facciamo 3, dai, 3 te, 2 io, tanto poi ne prendo un'altra, magari. Ma magari ti porto con me, potremmo andare a prenderli insieme. Lì il sale l'abbiamo messo. Sì, sì, molto, cioè, ma perché... Comunque, alla fine, tutto il discorso, il sale grosso, non c'era, il grosso c'è solo io. Esatto. Il sale fino. Qua c'è solo lui. Qua. Oh, comunque mi hai insegnato molto bene a fare questo. Guarda. Quasi così. Aspetta. È giusto il sale. Dimmi se è giusto. Dimmi se è giusto. Sì. No. Adesso assaggialo. Non assaggialo. Ah, è giusto, giusto. Allora. Io non sarò mai così bravo. Così bravo no? Molto di più. Qua vedo un backstage un attimo di Asia che fa così. Pensa se faceva. Andava tutta fuori lì e lì era una bestemmia. Lì era un problema di qua. Sì, sì, per Asia soprattutto. Ma raga. Com'è? Cioè, assaggia un po' là. Dai fungo. È grosso anche il cervello allora. Cazzo. Tengo? Se è rotto sì. Io già ne ho un po' di. E uno dice che queste forchette non servono a niente. Guarda quante robe che ti fanno fare. Io. Io aggiungerei un figlio di sale, dimmi tu. Vedi, era quell'incertezza di prima. L'hai sentito parlare? Sì, è vicino. Lo scemo. Arriva. Quando vuoi, uno contro uno, scemo. Tipo Tekken, però lui si allena con pepite d'oro così da 200 kg. Non bastare. Questa è l'unica cosa che un po'. Io con le patate vado. Oh, le dipingiamo sembra. Saltami, tu quando vuoi con le patate, le tutto scemo. Quando vuoi, scemo. Veramente. Questa l'assaggiamo. Comunque hai lasciato un euro di pasta sul. Ah! È il karma. Il karma ritorna! Io sta bastardo non l'ho mai vista, non è mai arrivato. Il karma torna sempre indietro. È due anni che mi ha spedito il karma. No, guarda. Non mi è tornato. Tra il karma e la gloria io mi hai visto l'uno dall'altro. Oh, questa salsiccia è buonissima. Sì. Io sto facendo fatica a non mangiarla. È una cosa molto molto difficile. Secondo me qua si asciuga. Qua, sai cosa potresti fare? Mettergli una noccina di burro, però poi è un casino vedo il burro, perché dovremmo fare Spider-Man, un sacco di altri effetti, un disastro. Cioè, capito? Prova a pensare se tipo tu prendi il frigorifero, lo lanci così ed esce il burro qui. Cioè tipo che alzi il frigorifero, lo scuoti così e cade solo il burro. Cazzo, vado come rido. Come rido mentre lo monti.
Luis Sal ci fa solo che piacere immolarti. Che cazzo di verbo usato, guardate. Che verbo usato? Immolarti. Imola. Ora, un trick, eh. Bini, bini, bini. Aia! Cioè, guarda, vedi che roba. Ok. Vai. Questo farà molto. No, fai a me, fai a me, cazzo, non so cosa dire. Se no, allora. No, devi lasciarlo qua. Allora, rifatelo cadere. Tanto in camera non si vedeva. Vai. Fermo. Puta! Sì. Cazzo ragazzi! Allora qua Tom Holland qua. Qua bomba, bomba! Marvel, quando volete chiamatemi lui, no, Spider-Man lì. Cioè, non ho ancora capito se è più divertente cucinare, dire pirlate o mettere in difficoltà. Cucinare, dire pirlate e mettere in difficoltà il montatore. Soprattutto. Esatto. Oh, allora, qua... Sai che ti ho preso cintura nera? Di minchiate? Ah no, scusa. Dovevo fare la domanda se di cosa? Di cazzate. Ah, Allora avevo indovinato. Qui manca ancora un po' di sale. Salita pochissimo. Lo vediamo? Oh, oh. Piano, perché sono un po' paura, ma... Allora, secondo me... Questi li possiamo aggiungere qui, adesso. Voilà. Sì, è bellissimo. Lo ponderemo dopo. Rosmarino bruciato con l'aceto, cioè con il... sta proprio bene, bene, bene. Magari ne lasciamo un paio fuori per dopo, facciamo un po' di rigori. Fai tipo... No! È tipo come te dei cinesi, capito? 20 minuti di così. Le tele cinesi. Perché si chiamano tele cinesi, secondo te? Era la prima televisione che hanno inventato. Anche io. Infatti non stavo lì. Infatti sì. Cioè per me era una risposta seria. Allora, intanto... A me sembra che qui il colore e le cose siano molto interessanti. Forse l'assaggerei. C'è una palla in grasso. Non dirlo a me, guarda. Poi tra l'altro con questa cosa... Non dirlo a lei. Con questa cosa... Non diteglielo. Non diteglielo. Non diteglielo. Nessuno dica niente qui. Io assaggerei lì e... Io per sicurezza... Il sale sulla ferita! Dai, disinfetta. Sei grosso. No. Non puoi soffrire, i grossi non soffrono. Ma io questa la mangio a parte. Ma va? Brucia? Dai, beh. Ciao. Di funghi? Di pasta di funghi. Meno male. Guarda che colore è bello. Cioè. Com'è? Lì è entrato. Dove? Lì è la padella. E tu nel lavandino, grazie. Beh. Allora, quindi, volta. Cottura, cose, manca qualcosa. Pronto. Un po' di sale. Un po' di, no, di acqua. Di acqua, si deve ancora cuocere un po'. Un po'. E se manca, ce la mettiamo. E qui guarda uno chef che si chiama Giorgione Romano. Forte cucina. Uno grosso, sì. Il barbone, io adoro lui. Ma sai che tipo lui come fa venire fame quando lo vedo? Sì, sì. Soprattutto quando assaggia, quando assaggia le cose light e corrotte. Non voglio mangiarla pure io. Poi è buonissimo. Poi è tipo, fantastico lui, anche a me piace. Ma tanti da fastidio quando uno mangia e fa tipo rumore, no?
Però quando lo fa da me mi ha fastidio un botto. Quando lo fa lo faccio. Sì, mangiarlo pure io. Perché cazzo. Ti dà l'idea di quel vecchiettino zio, no? Che vive proprio, sai, con la salopette. Io non so come cazzo fai, lui fa quel pane croccante. Solo lui c'ha quel pane croccante, come cazzo fa. Beh, ma hai visto anche la cucina dove cucina lui? Non so che puntata hai visto. C'è qualcuno che lui è in casa, tipo un agriturismo, che cucina ancora con quelle a carbone. Tutte quelle cose lì danno sapore al cibo. Cioè la pizza fatta nel forno a legna o normale. Era uguale, no? Allora, secondo me qui, asciugata l'acqua, dovremmo esserci. Quanto mancava secondo te? Un minutino, in mezzo. Ok, quindi questa possiamo buttare. Sì, buttala fuori. Via. Bella calda. Op. Mamma mia, ma che è? Allora, a questo punto però c'è l'ultima questione. L'impiattamento. E fermi un secondo, la squaglio. Io me la mangerei così. Sì. Io me la mangerei così. Mi è venuta un'idea. Appunto che tu spacchi il piatto. No? Spacchi il piatto. Ma a sinistra! E poi. Ma vedo a sinistra, portacci mia. Ma tu senti l'odore. No, io ce l'ho più caldo con lui. Che mangia te, cioè sta sempre qua. Arriva il momento squali. Giusto dentro. Cosa devo fare? Una ripresa da vicino alla pasta, mentre. Ragazzi, comunque vorrei ripeterlo, io non fumo. Buono. E cazzo stavo dicendo. Il piatto sta arrivando. Ah, ecco cosa stavo dicendo. Il piatto, visto che tu li spacchi, ne rompi uno, poi fai così, al contrario. Questo è vero, dammi un po' un piatto da sporcare. Non per cazzo, cioè. No. Dammi un piatto con il nero cubo. Fondo. Piatto cubo. Nero fondo, l'unico nero che abbiamo. Ragazzi, piatto, no, lì in Twitch, però. E io vedi un po' fare su Twitch a spegnere. Vedi a cosa sarà di Twitch. Conta sul numero di Spectre. Premi sul 22 di no, a sinistra. Vabbè. A sinistra. Conta. Ciao, ce la faccio. No, vabbè. Te lo tiro giù. Eh? Mi ha già fatto un sorriso. What the? Io spegnerei qua. Sì. Oh, la compagnia è pazziccia questa qua, eh. Ma che hai comprato il tuo da di soldi ieri? Lo scelta io. Allora, adesso dobbiamo impiattare. Ma per... come impiatti? Io per una cosa stavolta. Vaffanculo impiattamento. No. Mangiamo da lì? Ma sì. Ma guarda per me. Ragazzi, l'impiattamento è stato valutato come. Esatto. Dato che abbiamo parlato di Giorgione, dici tu, no? In pratica questa tipo adesso si cuoce, cioè, si solo cuoce, un po' che si cuoce, bravo esatto. Bravo, e qui mo sono cazzi parmigiano, non ce lo mettiamo, ma sì, parmigiano, come lo vogliamo far cadere il parmigiano? Io farei tipo casca la bustina qua sopra. Cioè proprio che cade solo il parmigiano, come una magia. Sì, tipo neve, tipo che nevica. Che cosa stai facendo esattamente? Chiedo. Devi sgranarla un po' la salsiccia adesso. Che bello che si sta, non cuoce. Questa? Sta tipo a sciogliere questa, non si sta... Tipo. Ma scusa, la pasta non ce l'ha? Cioè. Non ho un'idea. Vai. Collega. Tu sì. Ti devi sacrificare. Aspetta, vado a fare una fatta. Che cazzo faccio? Lo fai tu, collega? Ok. Guarda. Un caso solo lui qua. Cioè, magia.
Basta magia, basta magia. Ragazzi. Madonna mia, c'ho una fame. Questo è anche un condimento un po' cafone, direi. Non troppo, però. Beh, io ti proporrei di, a questo punto, se l'impiantamento... Però tu devi dare il voto a me però adesso. Quindi allora l'assaggio io. Ancora devo solo per buttarci via. Vediamo se sei stato bravo a guardarmi. Io non mangio comunque. È difficile mantenere quel voto lì adesso. 8 e mezzo, un cazzo. È difficile mantenere quel voto lì. Questa non è 10, ma perché 10 è rischioso, Sono 9 e 80, non 9 e 80. Di cosa stiamo parlando? Micio. Quindi come la risolviamo sto problema adesso? però tanto io dovrei darti 8 e mezzo. Due errorini tecnici, ho dovuto dirti un paio di passaggi. Mi porti a cena fuori, ti porto a cena fuori, mi porti tu. Offro io paio tu. Ok, perfetto. Mi piace così. Quindi facciamo che ti devo dare 10. Che miseria. No, l'ho costretto, giuro. Non mi ha costretto, eh. Buono, grazie. Oh, e niente, io farei tipo Spider-Man di nuovo. Ma stavolta da qua così. E stoppiamo il video così. Con la... Uggia! Così. Vai, sei pronto? C'è uno che soffia sulla teca. C'è uno dietro la teca. 3, 2, 1. No, li facciamo. Stacca. Non ci passerà mai. No, ma stacca la cosa. No, perché dovrebbe essere 3. Aspetta. 3, 2, 1. Devi tirarla. Ah, giusto. Non faccio mai arrivata. Ok, raga. Qua abbiamo finito. Tanto le ultime sono centrali o di là. Raga, noi vi salutiamo. Avete visto. Noi vi salutiamo, avete visto qualcosa? In anteprima il nostro video YouTube. Due pirlate. Due coglioni siamo. Niente, vi mando un bacione. Ciao raga.